Eccoci amici, ospiti da Salvatore Zanca, il nostro mitico Sassà, con Gianni Milan. Oggi scopriremo il lato dolce della pizza. Abbiamo unito la professionalità di un grandissimo pasticcere a quella di un grandissimo pizzaiolo per creare che cosa? Per creare una pizza dolce, in realtà un tiramisù, diciamo, con una base croccante data da un crumble. Un crumble che è fatto pari peso, 100 g di burro morbido, 100 g di farina cerealissima, 100 g di polvere di nocciole e 100 g di zucchero a velo. Faremo un impasto molto grezzo fatto con le mani, che poi andremo a cuocere con un forno da pizza. Cerchiamo di adattarci a tutto quello che abbiamo e cercherò di creare la base croccante per il nostro tiramisù. Gianni è sempre un grande professionista che riuscirà a stupirvi anche con una cottura a legna. A legna, esatto. Allora, l'impasto chiaramente l'ha fatto il nostro amico, che è un impasto al cacao, che poi lui spiegherà, certo, che già fa nella sua pizzeria. Su qualcosa di speciale, sì, facciamo o del dolce o del salato quando l'impasto al cacao. Così noi dimostriamo che con la San Francesco è tutto possibile, come diciamo sempre. Con la Cerealissima abbiamo creato un impasto al cacao utilizzando 700 g d'acqua, 1 kg di farina, 40 g di cacao, 30 g di sale e dell'olio, 40 g d'olio extravergine d'oliva. Adesso noi andremo a fare il nostro impasto semplice usando solo le mani. Anche perché Planetaria qui oggi... Anche perché qui la Planetaria non c'è, abbiamo dovuto adattarci, non c'è microonde, non ma c'è sì, nulla. Ma facciamo le cose. In qualche maniera sappiamo che si può fare. Insomma, chiaramente se poi dovrebbe esserci più produzione, chiaramente uno si adatta anche con il... Questo crumble si può usare... In che occasione, diciamo? Allora, questo è un crumble che io normalmente uso per fare dei fondi di cheesecake, di torte al formaggio, ma anche per dare una nota croccante a una bavarese che non sia solo morbida. A posto di usare i classici biscotti sbriciolati col burro, ormai che stancano, ci si può creare noi la nostra base croccante. Non vado a impastarla tanto, creo sempre molto grezzo, di fatto si chiama crumble, effetto sabbioso in realtà, no? Con le dita vado anche meglio, perché anzi forse vado meglio con le dita che con la macchina, perché così sento la consistenza dell'impasto e mi fermo quando è giusto. È profumatissima, no? E senti che profumi che ha. È la Cerealissima che aiuta anche i profumi, che sentono profumi antichi con questi cereali, questo mix. Esatto, perciò rende ancora l'impasto molto più croccante. Assolutamente. Ecco, adesso vedete, l'impasto io non mi fermo qui, perché se andassi oltre creerei una pasta frolla, ma io non voglio una frolla, ma vado a sistemare. Però volendo, scusami, si può creare anche una frolla? Tu crei un biscotto, sì, un biscotto. Certo. Però non la vado a impastare tanto, vado solo a creare molto così. Ecco, adesso la vado a mettere in maniera molto così, a pezzettini. Quindi anche delle guarnizioni per la nostra super pizza che faremo. Sì, questo sì, è quello che poi mi darà la parte croccante sopra della crema al mascarpone, no? Ok? Adesso qua andrò nel forno a pizza. Attenzione, cottura forno a legna. Forno a legna. Super tradizionale. Sperando, io non siamo, ho mai... Guarda, ti dico, secondo me siamo su 200... gradi buoni. Ecco, io non ho mai cucinato qua, speriamo di non incendiare. È bello che sperimenti. Speriamo di non incendiare tutto. Ma il forno è stupendo. Ok. Mettiamo un po' più in parte, direi. Sì. Adesso ci aiuta Sassà con la pala. Ok, perfetto. Molto bene, abbiamo il crumble in forno. Sì. Cosa andiamo a preparare adesso? Adesso andiamo a preparare una ganache al cioccolato bianco. Aspetta, che tu c'hai sempre questi termini francesi, sai che io sono il pizzaiolo e anche Sassà. Questa ganache cos'è? Una crema? Una... Una ganache è una, più che altro una mousse montata con 200 ml di panna. La panna chiaramente è calda, 200 g di cioccolato bianco leggermente fuso e ho 10 g di colla di pesce idratati con 5 parti d'acqua. Adesso vado semplicemente a inserire il cioccolato bianco leggermente fuso dentro sulla panna calda e anche questa rigorosamente scaldata nel forno da pizza. Creo un'emulsione, cioè panna calda assieme al cioccolato leggermente fuso. Una specie di cremina, diciamo. Sì, aspetto che il cioccolato si fonda per bene. Se la panna non è sufficientemente calda andremo a rimetterlo un po'
a scaldare. E a casa in alternativa si può usare anche il microonde, quindi per... è da usare il microonde, sicuramente si va molto meglio con il microonde. Ecco Gianni, il nostro crumble al forno pizzeria, come si suol dire, è pronto, super croccante. Spolverizzato sopra alla crema mascarpone darà quella nota croccante alla nostra pizza. E che profumo, ragazzi. Perfetto. Allora, qui ho creato l'emulsione di panna calda, cioccolato e colla di pesce che mi aiuterà poi a sostenere la mia crema. Quando questo avrà raggiunto la temperatura di 28-30 gradi andrò a montare 400 g di panna semimontata assieme a 200 g di mascarpone. Aspetta, aspetta, perché sai che io sono quello, l'utente semplice, come si suol dire. Panna semimontata, spiegamelo un po'. Allora, la panna quando la compriamo dentro al nostro contenitore è liquida. Ok. Semimontata vuol dire che ha un effetto un simil yogurt, più o meno come uno yogurt. Montata è una panna ferma da decorazione per le torte, chiaramente. Perfetto, tutto chiaro, no Sassà? Sì. Ripeto, qui dentro c'è 200 g di cioccolato bianco, 200 ml o 200 g di panna calda, e ho inserito i 10 g di colla di pesce che mi aiuterà a sostenere la mia mousse. Perciò questa, in questo caso, è una ganache, diciamo. Diventerà una ganache montata quando andrò ad inserire la panna semimontata. Bene, perfetto. Adesso andremo a fare con Sassà la stesura della nostra pizza dolce e utilizzeremo una semola rimacinata di grano duro che renderà la pizza sufficientemente croccante anche sul bordo senza creare però troppa farina che si attacchi, anche troppa polvere nell'aria che può dar fastidio. Quindi come andiamo a stendere questa bellissima pallina di cerealissima? Prendiamo la cerealissima con l'impasto, sempre come avevamo detto prima, impasto al cacao. Lavoriamo quindi con i polpastrelli, sì, per fare, vedete, questo bel cornicione. Andiamo a portare un po' di ossigeno nei bordi. Ecco, attenzione, la pizza dolce va stesa poco, quindi sì, sono sufficienti 25 cm più o meno, 20-25, non di più, per evitare che l'impasto si vada troppo a seccare, soprattutto utilizzando il forno a legna che ha temperature un po' più alte, occorre bagnarlo, diciamo, tra virgolette, un po'. Si può usare dell'olio d'oliva oppure una bagna, che può essere una bagna a caffè, per esempio, visto che questa è una pizza tiramisù, piuttosto che una bagna anche alcolica, o se è per bambini, un sciroppo aromatizzato anche alla frutta, se è una pizza alla frutta, o al cioccolato, per esempio. Noi in questo caso utilizzeremo un po' d'olio extravergine d'oliva, visto che ci serve una cottura molto docile. Ecco, andiamo a spalmare bene in modo che sia ben distribuito anche ovviamente su tutta la superficie della nostra pizza, e andiamo nel nostro forno, cottura docile, quindi stiamo cuocendo con la brace praticamente. Sì, perché la fiamma andrebbe a farla diventare molto croccante. E quindi con rischio poi anche di bruciarla, sì, un po' troppo. Queste basi si possono anche precuocere, cioè preparare prima nel momento, sì, di tranquillità, sì, perché ovviamente durante la serata in pizzeria rischiamo di avere un forno molto più alto e con la fiamma molto più alta, per poi poter lavorare in un secondo momento. Lo facciamo molto anche quando facciamo le focacce un po' gourmet, ecco, come si suol dire adesso che magari si usa un po' il gourmet. Facciamo degli impasti dolci col cacao o anche delle pizze salate, cambiando l'impasto, ecco, però rimanendo sempre con l'impasto al cacao. Noi finiamo la cottura e ci vediamo fra poco per la guarnizione finale. Perfetto. Ecco, adesso con le mani esperte del nostro Sassà la pizza è ormai pronta, quindi andiamo a estrarla dal forno a legna. Vedete, ha un bel colorito grazie appunto all'olio che abbiamo messo come bagna, diciamo, però dobbiamo lasciarla raffreddare, altrimenti la fase finale di decorazione non attecchirebbe, rischia di sciogliersi tutta. Abbiamo fatto la cottura morbida perché per fare un tiramisù, ecco, non poteva essere croccante, per questo motivo è un po' morbidina. Certo, e possiamo appunto però precuocerle prima, in modo che quando è fredda andiamo a concludere con la preparazione che adesso Gianni andrà a fare per la guarnitura finale. Adesso Gianni, ti stupisco col mio francese, attenzione. Sì. Madame et Monsieur, le jets sont faits avec la ganache. Giusto? Il famoso pasticcere francese, no? Allora, come si chiama il pasticcere francese? No, questo non si può dire, so cosa, dove vuoi arrivare tu. Allora, come la facciamo questa ganache? Allora, qui in pratica ho montato anche a mano, ho messo 200 g di mascarpone, ho messo 300 ml di panna, ho mescolato a mano, si è montata subito, vedete che è una panna liquida, giustamente,
molto cremosa, esatto. Lo yogurt, come non l'ho fatta ferma. Qui in questo caso ho la ganache di prima con cioccolato e panna calda, giusto? Cioccolato bianco e panna calda e colla di pesce. E con le capentole. E con le capentole andrò a inserire un po' di questa ganache dentro qui. Non la inserisci tutta per qualche motivo? Sì, perché prima raffreddo un pochettino, perché magari si inserisce sempre in due o tre step in base a quanta roba abbiamo. Poi qui, siccome ne abbiamo poca, la aggiungiamo in due soluzioni, in due step, ok? Andrò a incorporarla bene. Domanda, volendo si può aromatizzarla con un po' di vaniglia, se c'è? Certo, si può mettere della vaniglia, sempre. A 32 euro il chilo si può, la bacca di vaniglia. Giusto? Costosa la vaniglia. Sì o no? No, giustamente Gianni sta sempre attento a che... No, 32 fa. Euro. Aspetta, cosa sto dicendo? Un chilo di vaniglia forse 250 euro. Ah, ecco. Aspetta, perché... sì. Perché a 32 euro il chilo potrebbe anche andare bene, però... Bisogna stare attenti al portafoglio. Esatto. Adesso io vado a incorporarla bene, in realtà potrei aspettare un pochettino in frigorifero che la colla di pesce faccia il suo effetto. Perché la mettiamo un po' in frigorifero? No, adesso un attimino, vado a mano, comunque vediamo. Vedete che diventa un po' più cremosa. Eh sì, ha una bella consistenza adesso. Che ne dici? Meglio sono? Della planetaria, direi. Oddio, sarebbe meglio. Guardate l'occhio di Gianni, la dice tutta, visto che oggi sarebbe meglio la planetaria. Sei tornato ai tempi del ciccio, tuo papà. Esatto. Faceva tutto a mano. Tutto a mano. Tutto a mano. Forno a legna, certo. Senza planetaria. È la pasticceria di una volta. Adesso sono tutti bravi con le macchine, no? Aspettiamo un attimino perché. Ok? Adesso casomai la mettiamo un po' a riposare in frigorifero, così. Vado allora. La metto in frigorifero e poi ci vediamo per la guarnizione finale. Eccoci Gianni, la nostra base pizza adesso si è raffreddata, possiamo proseguire. Perfetto, ecco, la nostra ganache montata al mascarpone e cioccolato bianco è pronta. Andiamo a inserirla su un sac à poche con bocchetta Sant'Honoré. Che è quella rigatta, giusto? No. Ecco, come sempre il mio voto in pasticceria è... 40? 50. 50, grazie per la gentilezza. 50 perché mi aiuti in altre cose. Esatto, perché mi vuoi bene. Allora. Ok, allora. Facciamola vedere questa bocca però. Bocchetta Sant'Honoré, ma chiaramente uno può fare anche con una bocchetta liscia, rigata, cioè non è, certo. Non è un problema. Però vedete, fa questo... effetto qui, che lo vedremo magari sopra la pizza. Allora. Facciamo vedere come si usa la sac à poche in modo corretto, Gianni. Sac à poche si riempie, si schiaccia dall'alto e facciamo la nostra forma, ma ripeto... Delle onde tipo. Sì, esatto. Facciamo la nostra forma da classica Sant'Honoré, girando sempre la torta. Che ne dici, Sassà? Sono stupito, guarda. Ma guarda, uno se poi ha difficoltà di questa bocchetta a lavorare bene, può adoperare sicuramente una bocchetta. Però l'effetto qui. Può adoperare tranquillamente una bocchetta. Io faccio qualche pizza dessert, ma questa qua. Questa mi sa che mi batte. Beh, basta che ti riguardi il video, così sì. Poi eventualmente sai replicare esattamente le mosse che ha fatto Gianni. Questo vale anche per voi a casa, eh. Ma in cose semplici comunque, sono cose comunque semplici. Abbiamo comunque una pizza, però anche un dolce alla fine, molto buona, molto bella. La nostra decorazione è così. Molto bella. Poi prendiamo il crumble, e il nostro crumble è pronto, sarà la nostra base croccante di questa torta. Perciò devo farlo raffreddare. Sì. Ok. Metterò sopra la torta che meraviglia. Una buona parte, diciamo, di croccante. Leggermente, chiaramente, per essere chiamata pizza dessert al tiramisù, certo. Non deve mancare la spolveratina di cacao. Che meraviglia. Ok, adesso farò ci saranno delle decorazioni già fatte da noi prima, ma possono esserci anche no. Queste decorazioni le fatte con il cioccolato? Il cioccolato, tranquillo, un cioccolato temperato, fatto delle stelline, visto che siamo comunque sempre delle foglioline, che siamo sempre, e anche la cioccolata poi avrà quella nota croccante del cioccolato. Sì, stupenda, Sassà. Direi che è perfetta.
Adesso sta a te riprodurla in pizzeria con i consigli del nostro Gianni. Quindi direi, Gianni, per oggi è tutto, sì, come si diceva. È fattibile, è una pizza fattibile a casa, ma fattibile anche in pizzeria, anche perché questa ganache ha una conservazione abbastanza lunga, perciò tu tenendola in frigorifero, dentro un sac à poche, come vuoi, lo chiudi bene, al momento che tu fai la pizza, che chiaramente l'impasto si deve un attimino raffreddare, perché altrimenti la ganache montata si scioglierebbe, tu con sac à poche, in maniera anche più veloce se vuoi, perché avrai tanto lavoro sicuramente, acciuffi rotondi, la riempi, un po' di crumble e un po' di cacao, ed è fatta, è perfetto, o se no prendi, se non vuoi fare il crumble perché magari non hai del tempo, prendi un blocchetto di cioccolata, fai delle schegge di cioccolata, lo metti sopra, poi anche il cacao e gli dà sempre quella nota un po' croccante alla pizza. Perfetto. Bene, quindi da Granarolo dell'Emilia, pizzeria Sassà, il nostro buon Sassà, per oggi è tutto, come si suol dire, salutiamo al nostro solito modo. Ciao, ciao bei.